Salve carissimi amici, tutto qui è Francesco e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. Quest'oggi parliamo di Mickey e l'oceano perduto, di Danny Pierre Filippi o Filippi, non so dove cada l'accento, mi scusate nel caso, e Silvio Camboni, che non è Camboni perché è italiano e quindi so essere Camboni, volume nel formato Topolino fuori serie in una nuova collana chiamata, vado a vederlo sul retro, Disney Collection, 70 pagine, 14,90 €. Parliamo un po' di questa edizione, della storia, facciamo un confronto con altri volumi francesi, tutto questo subito dopo la sigla. Partiamo dall'elemento più semplice da analizzare all'interno di questo volume, ovvero sia la storia. Di cosa ci parla Mickey l'oceano perduto? Devo dire che la copertina mi viene particolarmente in aiuto nella spiegazione della storia, perché ci mostra un po' quelli che sono i personaggi principali, Topolino, Minnie e Pippo. Li vedete tutti e tre qui in scena. C'è una specie di fiume che però, visto il titolo, è un oceano che per qualche motivo si sta frammezzando in mezzo alla foresta. Per qualche motivo particolare all'interno della storia, l'oceano cambierà un po' le sue regole. Questo succederà a seguito di una serie di eventi che hanno dato via ai nostri protagonisti mentre erano alla ricerca di alcune gemme, di alcuni elementi che vengono utilizzati in questo universo steampunk, perché parliamo di un universo decisamente decisamente ambientato nel passato con una tecnologia particolarmente moderna e quindi per l'appunto l'elemento tipicamente steampunk in una era post-apocalittica in una qualche maniera in cui i nostri hanno bisogno di queste risorse per poter lavorare, compiere imprese, muovere le proprie macchine. I nostri faranno viaggi sottomarini principalmente con delle vedute veramente fantastiche. Insomma, i nostri, mentre faranno tutta una serie di imprese cercando di fronteggiare quello che è il loro antagonista principale, un Pietro Gamba di Legno che ha più risorse, ha già più soldi di base e quindi avrà più capacità e possibilità di arricchirsi ulteriormente raccattando sempre più di questo misterioso elemento necessario per l'appunto per alimentare tutte le macchine del mondo di Mickey l'oceano perduto. Dopodiché succederanno cose per cui l'oceano avrà un comportamento anomalo e non solo l'oceano. Spetterà ovviamente ai nostri protagonisti cercare di risolvere la situazione. Questa è la trama detta in soldoni, forse non benissimo, ma comunque è una storia che prende particolarmente spunto dai viaggi un pochettino più immaginifici di Verne, da un lato, con queste ambientazioni ottocentesche molto elaborate, con una trama in realtà molto semplice, molto lineare. A mio parere non mi viene da esaltare la trama ideata da Filippi come se sia una delle trame più originali ed elaborate, ma ci sono tanti piccoli elementi intriganti, interessanti. Ci viene detto che siamo dopo una guerra, c'è la crisi delle risorse energetiche, ci sono dei piani per sfruttare queste risorse energetiche, chi li ha, chi non le ha. E poi tutta la vicenda un pochettino più rocambolesca, avventurosa, con i nostri che avranno a che fare con l'antagonista di turno e un oceano che, per l'appunto, lo vediamo in copertina, non è più dove dovrebbe essere. Questi sono un po' gli elementi della trama. E basta, la storia mi è piaciuta. Sì, l'ho trovata molto onesta, molto semplice, molto fruibile, molto leggibile, senza troppe pretese di elaborazioni sofisticate o complicazioni varie, ma nella sua semplicità e nell'essere molto inquadrata è particolarmente funzionale. In certi momenti ti chiedi anche come le cose potrebbero evolversi. Dal punto di vista visivo, Silvio Camboni mi è piaciuto davvero tanto. Avevamo già visto in rete da anni, circolavano immagini di questa storia nello specifico e visivamente parlando è un'autentica gioia per gli occhi, pagina dopo pagina.
Non smetterei mai di sfogliarlo perché comunque queste tavole sono davvero magnifiche. Altro elemento molto interessante è il colore, un colore diverso dal solito a cui siamo abituati, curato da, e vado a leggermi i nomi dei curatori dei colori perché non me li ricordo mai, ma qui hanno fatto un lavoro davvero magnifico ad opera di Gaspard Ivan e di Jessica Boudart. Particolarità che mi ha fatto davvero specie e mi ha messo molto interesse è un po' questa lucentezza, vividezza, soprattutto anche nei visi dei protagonisti, che li rendono decisamente più vivi e meno cartunosi. Sono sempre Topolino, Minnie e Pippo, ma all'apparenza sono personaggi in carne e ossa, il loro colorito riflette un po' la luce in una qualche maniera, e quindi il tutto risulta credibile, coerente e realistico in una qualche maniera. Quindi molto 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 bello. Passiamo a quelli che sono un po' gli aspetti che qualcuno ha trovato negativi e che per me non lo sono. Molto semplicemente qualcuno mi ha detto, poi so che ci sono state più tornate di stampa, mi è sembrato di capire, quindi non vorrei che uno dei problemi fosse quello. Uno dei problemi che è stato segnalato a più riprese è che la carta non è particolarmente bianca. Io vi sfido a vedere dove la carta non è particolarmente bianca all'interno della mia copia. L'ho trovata molto pulita, molto chiara, molto bianca, e fin qui ci siamo. Altra cosa che molti hanno fatto notare è che la carta è un po' economica, è un po' cheap, il che secondo me non è sbagliato, intendiamoci. Tuttavia, la grammatura della carta è sufficientemente buona per non mostrarci gli elementi della pagina sottostante, se non proprio andando a vedersi la pagina sollevata e in controluce, se no anche già sollevata così io qua non vedo gli elementi. Sintomo che comunque fa il suo lavoro, non ti lascia passare ciò che c'è sottostante. Il che è già molto buono a mio parere, visto che molte storie, anche edite da Panini, riscontro questo come problema principale, una grammatura della carta non sufficiente, e se c'è una parte un pochettino più bianca io praticamente ci leggo la pagina seguente e non sono occhio di falco, non ho la vista raggi X. Ultimo ma non per importanza, il grosso, che ho già avuto modo di fare una video opinione a riguardo, ha delle tavole completamente rovinate perché vedi quello che c'è sotto e rovina l'atmosfera della storia perché vedi elementi che non sono presenti in scena. Qualcuno ha dato come critica il fatto che la carta, non so quanto si possa notare, non sia lucida, ma è una carta opaca. E qui, a mio parere, c'è parecchia disinformazione in merito, perché di per sé la carta lucida rende più vivaci i colori. Li rende più vivaci. Questa qui è una cosa importante, è fondamentale in realtà. Il fatto che li renda più vivaci ti permette di apprezzare meglio certe tonalità, certe sfumature, certi dettagli, perché vengono esaltati dalla lucidità, ok? Queste storie qui, in Francia, non sono edite su carta lucida, nonostante una colorazione piuttosto particolare. Quindi già l'idea di base degli autori è quella di fornire a chi leggerà le storie raccolte in volume un certo tipo di realismo, un certo tipo di colorazione, e già penso lavorate e ragionato di base su come sarà la colorazione finale. Qui sotto mano ho il secondo supereroi, le leggende DC, che hanno una carta per l'appunto anche qui non particolarmente spessa, non particolarmente grossa, un po' più spessa, un pochettino più grossa di Michel Oceano Perduto, ma la resa dei colori è comunque dannatamente buona. La resa dei colori è dannatamente buona, nonostante la carta non sia lucida, ma è carta, ok, normale. E Michel Oceano Perduto ha un problema con la colorazione, ed è un problema tangibile, a mio parere. Non so quanto si sia visto a video, non so quanto si potesse capire effettivamente a video, ma vi faccio vedere un dettaglio di pagina 35, si tratta di una pagina avanzata, d'accordo, ma non sarà un grosso spoiler perché vi faccio vedere una casa e
ed è una casa fondamentalmente, quindi non penso che ci sia spoiler nel sapere che esistano delle case steampunk all'interno di questo universo. Taglio, vi faccio vedere che cosa vi voglio far vedere e vi spiego un po' qual è il mio problema con la colorazione all'interno di questo volume. Qui sotto, qui, come potete vedere, c'è questa casupola in una qualche maniera immersa un po' nel bosco, bosco che comunque era presente in copertina, quindi non è un grosso spoiler. E qui potete intravedere che c'è una specie di cerchio, proprio qui dove ho messo il dito. Ok, lì all'interno di quel cerchio, se anche provo a zoomarmi il più possibile, voi non vedrete un bel niente, fondamentalmente. Ebbene, lì è pieno di dettagli. Lì ci sono degli elementi messi in mezzo all'oscuro, in mezzo alle ombre. Elementi che si fa veramente fatica a vederli anche ad occhio nudo, pur sapendo che ci sono. Questo perché tutta questa pagina qui, ma tutto il volume a questo punto mi viene da dire, è stato stampato decisamente più scuro di quanto non sia la storia per come era pensata. Chiaramente, vedendo i disegni, la colorazione su telefono, su tablet, su computer, con gli schermi che abbiamo ci risultano particolarmente vivaci e quindi si vedono molti più dettagli, ma lì mi sembra abbastanza sciocco da parte di Silvio Camboni e dei coloristi metterci dei dettagli e colorarli per poi fare una coltre di nero che fai fatica a vedere i dettagli. Quindi, a mio parere, nonostante la carta sia sufficientemente bianca e sia una carta anche che non ti fa vedere quello che c'è sottostante, quindi una carta abbastanza spessa, nonostante non sia particolarmente deluxe in una qualche maniera, e nonostante sia carta comunque opaca, che è come era la carta originale francese, il problema di fondo del volume è che è stato stampato troppo scuro. Non so per quale motivo, non so con quale criterio, però è piuttosto evidente. Il fatto che la carta sia economica lo si può intuire anche dal peso del volume. Il volume è veramente leggero, ci potete fare un po' quel che volete, perché l'unico peso che sentirete è il peso della cartonatura. È un volume leggerissimo, d'accordo che sono solo 70 pagine, ma già un Topolino fuori serie che ne ha 48 pesa di più. Almeno a sensazione sembra che pesi di più, risulta essere più solido. Facciamo un ultimo confronto paragone con un albo nel formato francese, non edito da Panini ma edito da Giunti. Mi sento di dover fare questo tipo di confronto per giustizia e per farvi vedere che cosa avremmo potuto avere se la serie Giunti fosse andata avanti. Qui sotto mano ho La gioventù di Mickey, terzo volume, edito in Francia, scritto e disegnato da Tebo. Parliamo comunque di più o meno la stessa foliazione di Mickey l'Oceano Perduto, e edito da Giunti. Come potete vedere, il volume è decisamente grande, più grande del formato Panini, decisamente più grande del formato Panini, ha questa costina telata che rende tutto decisamente più fine, più raffinato in una qualche maniera, più piacevole. Il formato più grande esalta ancora di più i disegni. Anche all'interno abbiamo una carta ruvida. E a me, e sinceramente la carta, vuoi che è passato del tempo, vuoi per qualche arcano motivo, a me sembra un pochettino più gialla rispetto a quella Panini, ma potrebbe essere una sensazione dovuta anche all'illuminazione di casa mia. Comunque, diciamo che è una carta che a livello di colorazione della carta mi risulta, secondo me, un po' meno efficace di Mickey l'Oceano Perduto. Il risultato finale dei colori però è notevole. Si riescono a intravedere molti più dettagli di quanto non succeda all'interno della colorazione di Mickey l'Oceano Perduto, con dei disegni decisamente più minimali e meno efficaci, meno di impatto di quelli di Silvio Camboni, che qui sarebbero stati esaltati perché ancora più grandi. Quindi, da un lato, un peccato che Giunti non abbia portato avanti la sua opera, ma effettivamente se ha smesso dopo tre numeri è perché non erano andati bene, non stavano andando bene e non hanno voluto investirci. Quindi la scelta di Panini di fare un volume lievemente più piccolo in un formato che ormai la gente ha imparato a conoscere, ad un prezzo che ha cercato di essere un pochettino più popolare, nonostante 15 euro per 70 pagine non siano poche, è sicuramente il tentativo di
dare un colpo al cerchio d'uno alla botte e cercare di accontentare un po' tutti, cosa che secondo me scontenta però molta gente, perché è una delle cose che ho letto principalmente in rete, che il volume sa di economico nonostante la cartonatura, e su questo non posso dargli torto. Dall'altro lato è anche vero che il volume è stato pensato per essere distribuito su larga scala nelle edicole. Per quanto siano edicole selezionate, d'accordo, ma vuol dire che ha una tiratura abbastanza alta. Non voglio sapere i costi di acquisizione di queste graphic novel, perché comunque avranno avuto dei costi che avranno sicuramente impattato. La scelta anche della carta risulta secondo me proprio sotto quest'ottica, quella di per l'appunto pareggiare i conti in una qualche maniera e mantenere un prezzo ancora possibilmente popolare. L'edizione italiana, di questo se ne è fatto un gran vanto Alex Bertani, contiene alcune pagine di extra con gli archivi di lavorazione, elementi davvero interessanti perché ti fanno capire un po' come lavora Silvio Camboni, un po' la complessità di certe tavole, di certe idee. Un volume che vi consiglio, bella domanda, a me è piaciuto, la storia è piaciuta, i disegni sono piaciuti, sicuramente ha la colorazione dalla sua che è decisamente un contro e che mi auguro venga rivisitata nel corso dei prossimi volumi che arriveranno per dare una giusta dignità a queste tavole che rispetto agli originali francesi sono rimpiccioliti, quindi già non vengono esaltate dal grandissimo formato. Se poi vai a appesantire e scurire i disegni che di loro vorrebbero essere più chiari, più luminosi, gli vai a creare un danno. E ripeto, questo non è un problema di carta lucida contro carta opaca, non è quello il problema, e secondo me è piuttosto emblematico il caso di Supereroi e Leggende DC, dove effettivamente il risultato finale è comunque valido. Avendo prenotato il volume, ho avuto in omaggio la litografia che ritrae il momento centrale, credo che sia proprio al centro del volume, questa sequenza qua, molto onirica, molto immaginifica, molto strana, lascio a voi capire che cosa sia o che cosa non sia. Si intravedono il logo di Panini e Disney ed è presente la firma di Silvio Camboni. Per quanto non si capisca se sia una firma fatta a mano, perché è molto precisa, o se si tratti di una stampa, no? La firma dovrebbe essere autentica, però non lo capisco e quindi ho dei dubbi a riguardo. Sinceramente, quando mettono le litografie mi piacerebbe fossero in un formato che nel caso fosse possibile inserire all'interno del volume, perché se io lo vado a fare, cosa che posso fare anche per tenerli uniti, visto che sono elementi che ho comprato insieme, come si può vedere la litografia è più grande delle tavole, quindi ci sta veramente male, e quindi sicuramente non andrò a mettere così il volume in libreria. Detto questo, vi consiglio l'acquisto di questo volume, e su questo sono molto combattuto. Da un lato mi piacerebbe dire di sì, che ne vale la pena, che vale la pena supportare questa iniziativa, l'importare i volumi Glénat in Francia, è una cosa che mi piacerebbe in alcuni casi leggere, anche per gustare e sentire le sensibilità diverse che ci sono in Francia sui personaggi Disney, del quale sono particolarmente interessato, e quindi mi piacerebbe dire sì, ne vale la pena. Dall'altro lato ci sono tutta una serie di considerazioni, soprattutto per quanto riguarda il carattere tipografico di stampa e di colorazione piuttosto scura, che mi fanno dire oi, si doveva fare di meglio, questo è un punto decisamente a sfavore. E in una storia come questa, così semplice, dove secondo me, a mio parere, i disegni e la colorazione la fanno da padrona, andare a minare sull'elemento principale dell'albo è un problema. È un grosso problema, e immagino che lo sia per tanti. Quindi è giusto che questa cosa qui venga segnalato, è giusto che chi abbia delle critiche le muova in una maniera costruttiva per segnalare a Panini, a Disney in questo caso, guardate che sta cosa qui così non va bene, perché mi sembra giusto segnalare le cose quando non vanno bene.
Dall'altro lato però l'albo è stato interessante, mi è piaciuto, mi ha intrattenuto nonostante questi problemi, quindi dire che il volume non valga la pena di essere letto, questo a priori no. Nonostante possa capire che 15 euro non sia proprio un volume per tutte le tasche, nonostante il tentativo di portare per l'appunto il volume anche in edicola e quindi di scendere di costo il più possibile. Quindi aspetto i vostri giudizi e i vostri pareri per sapere che cosa ne pensate. Come avete visto quest'albo? Vi è piaciuto? L'avete ripreso? Non l'avete preso? L'avete letto? Non l'avete letto? Lo prenderete? Siete d'accordo con quello che ho detto? Non lo siete? Se sì, mi dite perché, perché mi piace sempre discutere con voi, lo sapete. Detto questo, da Francesco, dalla soffitta di camera mia, è davvero tutto e noi ci vediamo ad una prossima video opinione del canale. Ciao!